La memoria funziona come una bicicletta. Uno c'ha la bicicletta nel sottoscala, per esempio, la lascia lì per tanto tempo, poi a un certo punto rivede la bicicletta e se si vuoi con un giro su questa bicicletta. Prende la bicicletta, va in bicicletta e rimette a pedalare. La maggior parte delle volte magari poi uno la bicicletta la prende e magari la rimette nel sottoscala perché preferisce, che ne so, andare a piedi, oppure con l'autobus, oppure in tram, in macchina. Certe volte invece uno ci prende gusto ad andare in bicicletta, a pedalare. Ecco, la memoria io penso che funziona proprio così. Se uno ci prende gusto e comincia a pedalare e raccontare. Mia madre per esempio ci prende gusto e ha cominciato a raccontare tutta la sua memoria. È diventata una pedalatrice della memoria. Mia madre non si ferma più. Mia madre nella vita sua non ha mai scritto tanto. Non è che scriveva poesie, mia madre, non scriveva libri. Mia madre faceva la parrucchiera, faceva. Le uniche cose che scriveva, mia madre le scriveva nel calendario. Si scriveva l'appuntamento col dottore, le medicine che doveva comprare, quando doveva pagare le bollette del gas, della corrente elettrica. Oppure mia madre scriveva la lista della spesa, si scriveva. Ma invece ha cominciato a scrivere un diario. Il diario di mia madre incomincia così. È finita la guerra. E finalmente la nostra famiglia era di nuovo riunita. Era come se avessimo per 2 anni fatto il gioco dei 4 cantoni, solo che noi eravamo in 5. Mio padre era in guerra. Noi 3 figli dai parenti in 3 paesi diversi. E mia madre era a Roma. Lei diceva di averci portato in quei paesi perché lì la guerra non c'era. Fortunatamente ci aveva ragione, così siamo tornati a casa e il gioco dei 4 cantoni era finito. La guerra ci aveva risparmiati, ma mio padre era tornato malato. Tutto questo l'ho saputo alcuni anni dopo, me lo ha raccontato mia madre, che però sarebbe mia nonna, perché è mia madre. In tempo di guerra, mia madre è quella vera mia, proprio, non quella di mia madre, stava in un paesino in Veneto, in montagna, in un posto che si chiamava Enego. Stava. In quel paese le notizie non arrivavano tante. Bollettini, per esempio, bollettini non se ne sentivano, la radio non ce l'aveva quasi nessuno, insomma non si sapeva niente. Mia madre però raccontava che in tempo di guerra a Roma dal cielo cadevano le bombe, invece lì a Enego dal cielo cadeva la neve, c'è stava la neve. Mia madre non l'aveva mai vista questa neve. Poi c'era lo zio di mia madre, un zio veneto di mia madre, che faceva il falegname. E così a mia madre gli ha costruito un bello slittino. E mia madre, che era ragazzina, insomma, mia madre si prendeva questo slittino e andava a scivolare sulla neve con lo slittino. Però per tempo lì le donne, soprattutto nei paesi, tutte dovevano portare la gonna, non portava per forza. Eppure mia madre portava la gonna, come tutte le donne, come le giovani, le vecchie, le anziane, le adulte, tutte portavano la gonna. E mia madre con sta gonnellina da ragazzina e lo slittino andava sulla neve. Poi a un certo punto lo slittino scivolava, mia madre cascava, gli si alzava la gonna e rompeva le mutande. A quel tempo, in Veneto, c'è stava ancora la guerra, ma a Roma la guerra era già finita. Di mezzo, tra Roma e Veneto, ci stava la linea del fronte. Mia zia, o meglio la zia di mia madre, insomma sta zia veneta, che è una zia nostra, scriveva le lettere e nelle lettere a mia nonna, che stava a Roma, gli scriveva che andava tutto bene, che Piera, cioè mia madre, si divertiva, mangiava, stava in salute, ma che però rompeva sempre le mutande e lei non rimbattava a cucire queste mutande, scriveva che non rimbattava proprio, che non faceva tempo a cucire le mutande. Mia zia le lettere le scriveva, però a mia nonna, a casa a Roma, le lettere non arrivavano perché si fermavano sulla linea del fronte, andavano a sbattere quello contro il muro. E non si riusciva a far passare l'omini, figuriamoci le lettere da sole senza omini che le portavano. Però se a mia nonna gli fossero arrivate queste lettere, ci avrebbe detto che sua figlia, cioè mia madre, stava bene e che soprattutto sta zia non rimpattava così mutande.